Ciao a tutti. Mi sentite? Si sente? Sentite tutti? Yes. Allora, aspettiamo ancora un paio di minuti. Intanto vi comunico che il mitico Jaroslav Grovin è presente, segue il webinar, quindi è un onore, visto che è il papà di questa libreria, di questa meravigliosa libreria. Niente, attendiamo un minuto o due, poi direi che possiamo iniziare. Scusate, ho un po' di tosse, causa aria condizionata, quindi di tanto in tanto devo bere, altrimenti con la gola secca diventa un caos. Sono i 35, direi che possiamo iniziare. Eccoci qua. Allora, dopo 2 anni dalla prima presentazione di FGX, veniamo alla seconda puntata. Ecco, come si suol dire. Quello che voglio farvi vedere oggi è un po' l'evoluzione che c'è stata in questi 2 anni della libreria. Ricordo a tutti che la libreria è uscita, diciamo, per il mercato russo a gennaio del 2020 e la versione internazionale è uscita in realtà da poco, è uscita ad aprile di quest'anno, dove in questi 2 anni si è portata avanti tantissime novità, tra cui la compatibilità con iOS. Inizialmente la libreria era nata per Android, poi nel tempo Jaroslav con il suo team ha reso la libreria compatibile con iOS. Manca ancora qualcosina, però tendenzialmente è tutto pronto anche per la parte iOS. Vabbè, io sono Claudio Piffer, penso mi conoscete più o meno tutti, quindi direi possiamo andare avanti, tanto. Come vi dicevo prima, vi ho appena detto, partiamo da dove eravamo rimasti a giugno del 2020. Qui vi lascio la presentazione di webinar che è stato fatto 2 anni fa, perché tutti i concetti che abbiamo visto 2 anni fa sono esattamente gli stessi. Quindi 2 anni fa abbiamo visto la libreria, che cos'è FGX, e le caratteristiche di base principali, quindi il concetto Flexbox, quindi la gestione di un layout più evoluto rispetto a quello che FireMonkey mette a disposizione, l'asset manager e tutta una serie di un po' di componenti, però quello che abbiamo visto nel 2020 è stato più una panoramica di basso livello di quello che fa la libreria. Quello che invece vediamo oggi sono l'evoluzione da dove eravamo rimasti a giugno 2020 ad oggi, andando più a vedere la parte UI, cioè che cosa ci offre a livello poi di interfacce, di componenti, la libreria per poter sviluppare la nostra applicazione mobile. Vedremo velocemente l'installazione, che è semplicissima, appunto l'evoluzione dei componenti, cioè, e il futuro di FGX. E io prendo, rubo una delle frasi che spesso dice Jaroslav, che è: lo sviluppo mobile con Delphi dovrebbe essere divertente, e direi che effettivamente con FGX lo è assolutamente. Allora, per chi non conosce FGX, due parole al volo: FGX Native è una libreria sviluppata diciamo che io la seguo da parecchio tempo, prima che ancora diventasse una libreria, diciamo, più o meno commerciale, del 2020 commerciale, adesso lo è commerciale a tutti gli effetti, sviluppata da Jaroslav Grovin, che è un genio, secondo me. Lui è stato per molti anni dipendente in Barcadero, a San Pietroburgo, come sviluppatore FireMonkey, quindi lui conosce molto bene l'evoluzione di FireMonkey, quindi conosce pregi e difetti di FireMonkey. È da lì che poi è nata l'idea di sviluppare un qualcosa che fosse più orientato alla parte mobile, perché come tutti noi sappiamo, comunque tutti quelli che usano FireMonkey è anche per mobile. In realtà, diciamo che Embarcadero ha voluto creare questa piattaforma, questa libreria un po' trasversale. Quindi, anche se personalmente FireMonkey l'ho sempre solo usato per mobile, perché avendo una VCL per me e non dovendo sviluppare per Mac,
e quindi lavorando principalmente o Linux per la parte server o Windows per la parte client, la VCL è fantastica, non la cambierei mai. E io ho sempre solo usato FireMonkey per lo sviluppo di applicazioni mobile. E devo dire la verità che proprio per questa sua natura alcuni limiti li ha, perché essendo una libreria pensata per essere invece più per più piattaforme che vanno al di là del mobile, perché lavorare con una piattaforma su una piattaforma desktop o lavorare su una piattaforma mobile non è proprio la stessa cosa. È da lì proprio che Jaroslav si è concentrato invece sulla parte mobile e però ha fatto un passaggio in più, che è quello di sfruttare la piattaforma specifica, quindi Android e iOS, per quello che la piattaforma mette a disposizione. FGX chiaramente è un'alternativa, non è un sostituto, ok? Quindi, se andiamo a vedere quali sono i vantaggi che FireMonkey ci mette a disposizione, sicuramente lato Embarcadero è più facile aggiungere una nuova piattaforma, perché ricordo a tutti che i componenti di FireMonkey sono dei componenti che usano stilizzati, quindi non sono componenti come la VCL dove sono disegnati, tra virgolette, a codice. Adesso ci sono gli style anche in VCL, ok? Però la piattaforma FireMonkey lavora, quindi il disegno, diciamo, del componente è renderizzato non dalla piattaforma, ma da FireMonkey stesso, sfruttando gli stili. Chiaramente un plus è sicuramente che l'implementazione di un controllo funziona su tutte le piattaforme sottostanti, perché appunto delegando a se stesso e non, cioè prendendo in carico, diciamo, la funzionalità e il disegno del componente, diventa più facile diciamo, farlo funzionare su qualsiasi piattaforma un domani dovesse esistere. Di contro però abbiamo che i controlli non sono nativi e questo ha un certo peso. E chiaramente ho un degrado di prestazioni, perché non essendo controlli nativi, devo eseguire più codice per ottenere lo stesso risultato. FGX invece nasce con esattamente i pro e i contro all'opposto. Sicuramente è più complesso aggiungere una piattaforma. Perché? Perché ogni implementazione che viene fatta da parte del team di FGX per una nuova piattaforma significa riscrivere completamente tutti i controlli verso quella piattaforma. Un'implementazione separata e dedicata chiaramente del controllo per ogni tipologia di piattaforma, quindi il button di iOS e il button di Android non sono la stessa cosa. Però il vantaggio grosso è che ho controlli nativi, di conseguenza ho la massima velocità in termini di esecuzione e di performance anche a livello grafico, e chiaramente la UI e le animazioni sono ad alte prestazioni. Quindi come vedete che quello che è un plus per FireMonkey è un minus per FGX, e il contrario, quello che è un plus per FGX è un minus per FireMonkey. E come vi ho detto prima, per avere una panoramica più, diciamo, più a basso livello della libreria di FGX, vi consiglio, nel link che vi ho lasciato nell'indice, di andare a vedervi la presentazione di 2 anni fa, perché lì siamo andati un po' più nel dettaglio a livello basso livello di quello che la libreria ci permette di fare. L'installazione è semplicissima, cosa che non avevo fatto vedere la volta 2 anni fa. Semplicemente c'è un setup dove col classico next, next, next si fa l'installazione. Come vedete, ad oggi chiaramente il supporto di FGX è per le ultime versioni di Delphi, quindi la 10.4 e la 11. Questo dettato anche dai vincoli che i vari sistemi operativi danno. Per esempio Android, se non supporti l'ultima versione dell'SDK, non puoi deployare nello store. Di conseguenza anche Embarcadero il rilascio e la compatibilità con l'ultima SDK lo fa tendenzialmente sempre sull'ultima versione. Di conseguenza gli aggiornamenti di FGX seguiranno poi gli aggiornamenti di Delphi. Quindi nel momento in cui uscirà probabilmente il Delphi 12, se si chiamerà Delphi 12, probabilmente verrà tolto e deprecato il supporto a 10.4 e se avrà supporto alla 11 e alla 12. E al dulcis in fundo, quando ho finito l'installazione, vedete il supporto per iOS. Quindi adesso, anche se qui è ancora scritto alpha version, in realtà siamo molto più che a una alpha, tant'è che ci sono anche delle persone che hanno pubblicato delle applicazioni con FGX sugli store di Apple, e quindi diciamo non è ancora chiuso, però ormai siamo veramente alla fine.
Quindi partiamo adesso con la presentazione vera e propria, cioè andiamo a vedere in questi 2 anni che cosa è, come è cresciuta la libreria, che cosa ha portato e come si è evoluta nei confronti dell'evoluzione delle piattaforme stesse. Allora, una delle prime implementazioni che sono state inserite è il dimensionamento automatico dei componenti. Allora, lavorare su mobile, su piattaforme Android e iOS, per alcune tipologie di componenti non è la stessa cosa. E ci sono dei componenti che sono simili nel comportamento, ma sono diversi nel layout, nel disegno. L'esempio classico è lo switch. Lo switch ha un rendering abbastanza piccolo in Android, un po' più grande in iOS. Questo cosa significa? Significa che se voglio decidere io, che chiaramente lo posso fare, la dimensione, in questo caso l'altezza del componente switch, chiaramente devo tenerne conto anche quando l'applicazione è multipiattaforma, perché come FireMonkey, anche FGX, l'idea è quella di avere un unico sorgente deployabile, cioè installabile, sulle due piattaforme le due piattaforme mobile principali, quindi Android e iOS. Quindi una cosa a basso livello è quella di delegare alla libreria il dimensionamento automatico dei componenti. Questo scusate, è esposto tramite la proprietà AutoSize. Questa proprietà ha la responsabilità di calcolare automaticamente il dimensionamento dei componenti in termini di altezza e o di larghezza. Chiaramente per alcuni avrà senso l'altezza, per alcuni avrà senso la larghezza, per alcuni avrà senso entrambi. Pensiamo ad esempio al navigation bar. Al momento i componenti su cui questa proprietà ha, diciamo, un effetto sono, come dicevo prima, lo switch, il trackbar e il navigation bar. E adesso magari andiamo a vedere velocemente cosa significa. Ricordiamoci sempre che scusate, Android e iOS utilizzano diversi tipi di carattere, dimensione del testo diverso e dimensione di componenti diversi. Quindi questa proprietà, soprattutto su quei componenti, diciamo, un po' particolari, ci aiuta tantissimo a rendere le nostre applicazioni, tra virgolette, universali, cioè che siano fruibili in modo, con la user experience che l'utente Android e l'utente iOS aspetta, in modo corretto, senza che diventiamo matti noi a capire o comunque a dover inserire delle informazioni, diciamo, specifiche. Velocemente andiamo sulla parte che trovo, devo sharare lo screen, eccolo qua, share. Ok, e con l'occasione vi faccio vedere anche le novità, scusate, ho sbagliato, le novità che sono state introdotte anche nel designer e come si crea un'applicazione FGX. Allora, una volta installato nel menu file new, abbiamo due voci menu nuove, che è FGX Application, che servono per, appunto, per creare una nuova applicazione, FGX Sample per aprire degli esempi che tra l'altro sono molto comodi perché copre un po' tutte le funzionalità che la libreria espone. Abbiamo due template base, un template vuoto, diciamo un'applicazione empty application di FireMonkey, oppure un'applicazione con già il navigation drawer. Adesso magari la creiamo vuota. E come stile, come avevamo visto anche 2 anni fa, imposto un application name, un project name, il mio identificativo, la cartella, vabbè, se voglio creare un repository Git, ok? E rispetto alla versione che abbiamo visto 2 anni fa, come vedete, ho supporto Android e supporto iOS. Quindi di Android scelgo qual è il livello minimo e massimo, chiaramente questo sarà sempre l'ultimo, dell'SDK che devo supportare, e poi posso dire posso impostare la selezione della parte anche iOS, come iPad e iPhone. Create. A questo punto, col create, semplicemente il wizard crea la struttura dell'applicazione. Allora, le novità rispetto, chiaramente, sono... Il design è stato migliorato rispetto... Ulteriormente migliorato, era già un ottimo designer quando l'ho visto la prima volta. Come vedete, è diverso da FireMonkey, si ha un suo design dedicato. Qua è stato scritto da zero, un lavoro, secondo me, abbastanza importante per rendere ancora più, diciamo, più bella l'esperienza del disegno dell'applicazione mobile.
E rispetto alla volta scorsa abbiamo due modalità di visualizzazione. Abbiamo la modalità Android e la modalità iOS. Vedete che cambia il layout dell'applicazione. Questo per farci vedere anche a livello grafico la differenza tra la parte Android e la parte iOS. Se andiamo ad esempio a inserire un FG switch, che è quello che vedevamo prima, allora il concetto dell'autosize, che lo vedete tramite questa proprietà che è impostata di default, chiaramente in questo contesto, su questo componente, la proprietà autosize ha senso sull'altezza. Quello che voglio farvi vedere è questo, cioè l'altezza del componente switch su Android è di 26 pixel. L'altezza del componente switch della piattaforma iOS è 39. Come vedete, lo stesso componente ha due effetti diversi a livello visuale rispetto tra la piattaforma Android e la piattaforma iOS. Di conseguenza, questo ci aiuta tantissimo a gestire in modo corretto le dimensioni specifiche per piattaforma. Come vi dicevo prima, attualmente è abilitato su tre componenti, quindi il trackbar, lo switch e il navigation bar. Il navigation bar, tra l'altro, tiene conto della parte status, quindi come vedete Android ha questa visualizzazione, iOS, vedete, ne ha un'altra. E se andiamo a vedere le dimensioni, qua ho 100 pixel, mentre qui ne ho 80, se non ricordo male, esatto. Quindi lasciando, chiaramente nel momento in cui imposto l'autosize a true, non è ridimensionabile. Perché? Perché chiaramente lui sfrutta il concetto della piattaforma su cui sto lavorando. E se rendo, chiaramente, la mia status bar, tolgo la rendo trasparente oppure rendo visibile o invisibile, vedete che automaticamente mi ridimensiona il seguendo il paradigma della in questo caso di material della parte Android e viceversa della parte iOS. Quindi questo è sicuramente un'aggiunta molto interessante per, chiaramente, nel tempo poi questa proprietà verrà implementata anche su altre tipologie di componenti in relazione a dove effettivamente ha senso e serve fare questa cosa. Adesso vi riporto su Share. Eccoci qua, Share. Quindi, dimensionamento dei componenti a basso livello. Qua, vabbè, vi ho messo semplicemente delle immagini, quindi la possibilità di poter gestire in modo automatico la dimensione e va. FG Label. FG Label è il classico T-Label di FireMonkey, è chiaramente nativa sulla piattaforma. Rispetto alla versione precedente, si è evoluta nel tempo e adesso c'è la possibilità di aggiungere e creare dei riempimenti. Una volta, prima, questa possibilità la potevi fare prendendo due componenti, cioè un layout e davi un riempimento al layout e all'interno del quale ci mettevi una label. Mentre adesso è possibile ottenere questi effetti, diciamo, direttamente sulle label, che servono più che altro per evidenziare o comunque per semplicemente impostando un background name e impostando il padding del contenuto, quindi del testo, dell'etichetta all'interno della dimensione stessa. Sono effetti prettamente grafici, però che aiutano, soprattutto nella parte UI, diciamo, a creare delle cose interessanti. Con un componente solo si fa praticamente tutto. TFG Button è un altro dei componenti che nel tempo si è evoluto tantissimo, anche perché uno dei componenti, insomma, è molto usato. Allora, prima di tutto è stata aggiunta la proprietà Tint Color per personalizzare il colore dei pulsanti. Quindi col Tint Color è possibile impostare il colore del pulsante, quindi posso customizzarlo, eccetera. E vediamo un esempio dopo, perché vi dico un'altra cosa a livello di Asset Manager che vale la pena anche ricordarlo. E proprio perché il bottone deve essere multipiattaforma, e già lo è, nel senso che lo posso gestire, però posso internamente, e FG Button supporta nativamente tre stili di base. Il text, quindi
il bottone viene visualizzato come un testo, senza bordi e senza riempimenti, stile iOS, tanto per dirci, tanto per dire, l'outliner, quindi un pulsante con testo e un contorno, e il container con pulsante, testo e con bordo delineato. Fondamentalmente, vabbè, la proprietà che è stata aggiunta per poter gestire queste tipologie di pulsanti si chiama appearance, non si dica, e questo è il risultato che noi otteniamo impostando text, outline o container. E chiaramente impostando uno degli stili, cambiando lo stile, quindi l'appearance a text avrò delle proprietà, mettendo le appearance outline avrò altre proprietà, in questo caso ho icon text o ho border icon text. Attenzione, queste proprietà servono a cambiare i colori, cioè l'apparenza, ok? Quindi la parte visuale del mio bottone. Se metto outline e container, scusate, avrò il background, il border, l'icon e il text, che è, diciamo, il pulsante più completo. Per ottenere che cosa? Una serie di bottoni che mi permettono di renderizzarlo, diciamo, un po' come voglio, insomma, quindi mantenendo la gestione sia sulla parte Android che sulla parte iOS. Velocemente vediamo. Quindi, allora, lasciamo l'applicazione, questo tanto è lo stesso, cancelliamo, mettiamo FG button. Come vedete, di default l'appearance è praticamente un container. Io posso definire il colore di background, il border, l'icon e il text. Tutte le proprietà, lo vediamo un po' dopo, sono valorizzabili, sono impostabili, sia impostando il colore specifico, quindi io posso mettere steel blue, in questo caso il background, eccolo qua, steel blue, ma posso farlo anche sfruttando, in questo caso è vuoto, l'asset manager. Ne ho parlato nella sessione scorsa, quindi vi conviene andare a vedere che cos'è, ma velocemente l'asset manager è il repository delle risorse di FGX. Cioè all'interno dell'asset manager io posso inserire una serie di risorse, quindi aggiungere delle immagini, dei colori, dei temi, Lottify, lo vediamo dopo, dei font, dei custom file, database, PDF, quello che voglio. Posso aggiungere delle maschere, delle cartelle. In modo tale, per esempio, se noi aggiungiamo un colore, add color, e diciamo che il colore, vogliamo, che ne so, e lo chiamiamo, nel momento in cui io chiudo l'asset manager, il sistema mi dice se voglio salvare questa impostazione, automaticamente mi ha creato una unit che mi permette di accedere via codice direttamente alla risorsa, ma soprattutto adesso la posso selezionare direttamente da, eccolo qua, direttamente dalla proprietà legata all'asset manager. Che vantaggio ha questo? Ha il vantaggio che se quel colore lo uso in tanti punti, lo definisco una volta sola, e magari un colore custom, non è un colore standard, lo definisco una volta sola e lo uso dove voglio. Se lo cambio nell'asset manager e automaticamente tutti i componenti, i controlli che utilizzano quel colore, automaticamente lo ereditano, diciamo, in automatico, senza che debba aprire la riforma e cambiare il colore o gestirlo poi con del codice. E lo faccio in automatico. Altra cosa importante sull'asset manager, che è una delle cose che io ritengo veramente spettacolari, è quella che se io vado ad aggiungere dei file custom, quindi aggiungo un custom file, innanzitutto posso decidere dove questo file viene inserito, se nella private documents dell'applicazione o nella public document. Posso decidere se l'estrazione del file, quando l'applicazione viene installata, quindi viene spacchettata all'interno del mio device, deve sovrascrivere oppure saltarlo oppure lanciare un'applicazione, se esiste. Una volta che ho inserito il file in questa posizione,
il non mi devo preoccupare più di andare nel deploy e inserire la risorsa nel deploy, sempre come normalmente facciamo con FireMonkey. Se dobbiamo aggiungere un file, tipicamente andiamo nel deployment, aggiungiamo la risorsa, gli diciamo dove è la cartella, ma questo lo dobbiamo fare per lo specifico target, quindi debug 32, debug 64 se devo testarlo, release 32, release 64 se devo testarlo. In realtà di questa cosa ce ne disinteressiamo, lo facciamo una volta sola, ci pensa poi FGX a completare il tutto, e dopo vediamo anche un esempio pratico, a completare il tutto e incapsulare all'interno del bundle di distribuzione dell'ADB o la pickup, dipende poi da che target utilizziamo, e inserire all'interno del bundle dell'applicazione tutte le risorse che ho definito nel mio asset manager, sia in termini di file, di colori, di immagini, tutto quello che praticamente serve all'interno dell'applicazione. Poi vediamo anche come si può accedere a questa risorsa. Torniamo sulle slide. Allora. Okay. Quindi dimensionamento FG label evoluta, FG button evoluto. Uno dei componenti inseriti qualche versione fa è questo FG bottom sheet layout. Questo è un componente spettacolare. Che cosa ci permette di fare? Allora, questo è il componente che ci permette di creare un'area che sale dal basso verso l'alto per esprimere dei dettagli rispetto a quello che stiamo facendo. Può essere un dettaglio rispetto a una selezione che facciamo sulla parte superiore, oppure un pop-up menu, un menu dedicato per l'azione che io sto facendo. Quindi un pannello che sale a scorrimento dalla parte inferiore dello schermo verso l'alto. Cioè, esiste una modalità modale per la creazione di menu contestuali, ma poi lo vediamo. Fondamentalmente un bottom sheet layout è questo. Io clicco e mi compare questa informazione aggiuntiva. Un bottom sheet layout può trovarsi fondamentalmente in tre stati, cioè expanded, vuol dire è tutto aperto, collapsed, ne vedo un pezzo, oppure hidden, è nascosto. Tipicamente se ho ad esempio una mappa, seleziono un punto sul quale voglio visualizzare un dettaglio, la modalità expanded mi fa vedere tutta l'impostazione, il bottom sheet layout espanso, oppure posso vederne l'intestazione, oppure può essere completamente nascosto. Se andiamo a vedere come si gestisce un bottom sheet layout, vediamo che in realtà è molto molto semplice, non dobbiamo diventare pazzi a capire come fare. Allora, partiamo da zero. E citiamo quello, ovviamente poi lo cancelliamo. Allora, bottom sheet layout. Allora, il bottom sheet layout è un componente che inseriamo direttamente nella form. Come vedete, occupa l'intera porzione, l'intera forma che io ho definito. Il bottom sheet layout si divide in due sezioni principali, il contenuto e lo sheet vero e proprio, cioè quello che io devo andare a mostrare. Allora, se ad esempio andiamo a mettere... Allora, abbiamo la navigation bar, tanto per mettere qualcosa sulla parte sheet, e ad esempio andiamo a mettere un FG card panel su il bottom sheet layout. Allora, come vedete, innanzitutto io ho inserito un componente card panel, ma non lo vedo. Allora, anche qui vi consiglio di andare a vedere la sessione precedente per capire come funziona la gestione dell'allineamento di FGX rispetto a FireMonkey. Due parole velocissime. In FGX, diciamo, la gestione dell'allineamento la fai tutta con Flexbox, che è potentissimo. E quindi scordiamoci align al client, al top, al bottom, cioè lo facciamo con Flexbox. Flexbox mi dà delle possibilità che sono veramente eccezionali. Nella sessione precedente di 2 anni fa, ho dedicato un buon quarto d'ora
su come funziona Plex, su come si imposta, quindi vi conviene andare a vedere quella sessione dove vi spiego, e se i concetti sono rimasti esattamente uguali, cioè, e questo denota anche la bontà della libreria, cioè tutto quello fatto 2 anni fa è assolutamente rimasto identico, e tutto quello che, diciamo, in questi 2 anni è stato fatto, al netto di correzioni, sono tutte evoluzioni, quindi componenti nuovi, nuovi servizi, nuove gestioni, eccetera. E miglioramento del supporto iOS, miglioramento di quello che è già stato fatto, ma i concetti di base rimangono esattamente gli stessi. FG Card Panel non lo vedo perché di default ogni controllo lavora, cioè quando noi andiamo a mettere un controllo, un componente all'interno della form, può lavorare, cioè abbiamo una proprietà che si chiama position mode e può lavorare in 2 modalità, modalità assoluta, quindi lì lo metto e lì resta, o in modalità relativa. La modalità relativa è la modalità per la quale, adesso vedete che si vede, per la quale deleghiamo la gestione diciamo, dell'allineamento dei controlli non al componente, come tipicamente fa FireMonkey, cioè io se voglio un bottone al client, devo impostare un bottone al client. Ma se quel bottone sta all'interno di un layout, di un FMX layout, il layout non ha controllo, è il bottone che decide che vuole occupare tutto lo spazio all'interno del layout in cui sta. In FGX invece è esattamente l'opposto, è il contenitore che decide come si allineano i componenti all'interno di se stesso. Quindi se noi andiamo a mettere la posizione in relative e andiamo a mettere il grow a 1, questo vuol dire mettere il grow 1, cioè mi seleziona, vuol dire occupare tutto lo spazio disponibile, la dimensione disponibile che il contenitore mette a disposizione. Magari mettiamo un padding, cioè il portatile che sta facendo le bizze. Così lo vediamo meglio. C10. Ok, e magari il cappone gli mettiamo, che è più carino, anche un eccolo qua, mettiamo, ho messo semplicemente un raggio. Se ad esempio il card panel lo impostiamo in colore green che avevo messo prima nell'asset manager, e qua ci mettiamo 3 pulsanti, e una cosa che non vi ho detto, l'FG button lo vedete con il testo tutto in maiuscolo, chiaramente potete cambiarlo, metterlo normal o lower, eccetera, quindi ha la possibilità di poter gestire, cambiare il case del testo come volete. Se impostiamo velocemente le 3 proprietà, quindi qui mettiamo per esempio expanded, e andiamo a mettere stand. E poi andiamo a mettere allora, piccola nota prima di lanciarlo, per poter mettere in hide il button sheet devo dirgli che è hideable.
altrimenti mi sollevo un errore. Se andiamo adesso ad eseguire l'applicazione, vediamo se mi ha agganciato il telefono, sì, andiamo ad eseguirla. Portate questo creando gli ultimi messaggi. Ok, e la vediamo da qua. Allora, vedete adesso in collapse. Allora, nel momento in cui premo expanded, vedete che automaticamente, allora, nascondiamo, quindi nascosta, collapse ed expanded. Cioè, praticamente con tre righe di codice abbiamo un effetto che è spettacolare. Cioè, riusciamo veramente a dare una gestione realmente da mobile e sulla nostra applicazione. E chiaramente decido io se expanded in base a dettagli o non dettagli. Se andiamo a vedere un'applicazione già fatta, ma voluto farla vedere per farvi capire la semplicità di gestire questi componenti. E ricordiamoci sempre che il motto di FGX è: lo sviluppo mobile in Delphi deve essere divertente. Quindi, oltre che essere divertente, è anche pratico, perché effettivamente si hanno delle gestioni veramente come te le dovresti aspettare nel mobile, con una semplicità dove fondamentalmente io mi concentro sul codice, non tanto su impostare i layout, i disegni, le animazioni, eccetera. Scusate qua. Non abbandonarmi adesso. Ok? E button layout, eccolo qua. La mandiamo direttamente in esecuzione, tanto quello che interessa è l'esecuzione. Chiaramente tutto quello che vediamo funziona sia in Android che in iOS. Io adesso ho solo Android perché ho un PC Windows, non ho il Mac, però funziona sia in Android che in iOS. E il codice è esattamente lo stesso, cioè non dovete avere due gestioni differenti. Quando ci attiva l'app. Ecco, premendo uno dei, diciamo, degli item della collection view, vedete che automaticamente il sistema vi fa vedere quindi ho un dettaglio, può essere un dettaglio specifico dell'elemento piuttosto che delle azioni che voglio fare sull'elemento, ma senza che diventare pazzi a gestire cose particolari. Ho un componente che incapsula dentro tutte le informazioni che mi servono in modo veramente ottimale. Ritorniamo sulla presentazione. L'emulatore è Ampersoft. C'è questo, che non è un emulatore, ma è un duplica diciamo lo schermo. Cioè, se connetti via Wi-Fi, sulla stessa Wi-Fi o via USB, praticamente posso duplicare la parte schermo, la video del device sul PC. Ed è molto comodo per le presentazioni. Allora, facciamo partire di nuovo la presentazione. Quindi Botoshin Layout è un componente, appunto, che mi permette di fare questa azione, di avere questa gestione in modo veramente semplice. Quindi lì poi ci sviluppiamo. Un'altra evoluzione che è stata fatta, sempre in multipiattaforma, è Clipboard. Clipboard è un servizio, quindi lo importiamo la unit FGX Clipboard, la classe è Clipboard Service, ed è
multipiattaforma e cross applicazione, cioè questo effettivamente utilizza gli appunti del sistema operativo, quindi io posso metterli nella clipboard. Ad oggi supporta solo testo, però più avanti supporterà anche altre tipologie, tipo immagini, eccetera. E la gestione è molto semplice, è un servizio appunto cross application, vabbè, molto semplice, c'è un clipboard service, c'è un punto get text, gli si dà il testo in ebook, può essere quello di un edit, e a quel punto, come il control C di Windows, mi trovo negli appunti del sistema operativo quello che io ho impostato. Il set text, il get text invece mi dà il contrario, cioè mi dà il testo dagli appunti. Quindi non lo faccio vedere perché è comunque molto semplice. List menu. Allora, list menu è un componente che esiste dalle primissime versioni e nel tempo si è evoluto. E la versione iniziale, le prime versioni erano abbastanza statiche, nel senso che io potevo creare tutta una serie di elementi del menu, tipicamente list menu lo uso nel drawer, cioè nella modalità in cui ho la navigation bar, quindi la toolbar standard, il famoso menu hamburger, cioè quello con le 3-4 linee, lo premo e il drawer mi si apre con le opzioni di menu specifiche per l'applicazione. La versione precedente aveva una limitata gestione di colori e una limitata personalizzazione. Anche qui è stata aggiunta la modalità appearance, dove io posso customizzare i colori e il ridisegno delle icone. Quindi posso separare l'icona, comunque avere un colore differente tra testo icona non selezionato, testo icona selezionato, testo icona disabilitato, testo icona attivo, in modo tale che posso avere una gestione del layout, dell'apparenza, di quello che appare a livello dell'utente più fruibile più gestibile. Fondamentalmente, non andiamo a vederlo perché è abbastanza semplice, nella proprietà appearance posso impostare i colori del divider, quindi quello che separatore dell'icona, il colore primario, il colore secondario, e anche qui ricordiamoci sempre che font, colori, eccetera, sono tutti selezionabili o dalla gestione standard Delphi, quindi il vecchio T-Color, tra virgolette, oppure sempre dall'Asset Manager, cosa che consiglio di fare perché l'Asset Manager centralizza le mie risorse. Cioè, quindi se decido che in tutta la mia applicazione la selezione è su sfondo rosso e col testo in bianco, lo imposto questi colori a livello di Asset Manager, in tutti i punti in cui ho necessità di operare in quel modo, seleziono il colore dall'Asset Manager. Tra l'altro faccio notare una cosa che non ho fatto vedere prima: nell'Asset Manager, se ho definito un tema, poi vediamo cos'è un tema, che non sono gli stili, sono due cose diverse, e di default mi fa vedere il tema associato di default, quindi quello impostato default, che chiaramente è in grigetto perché indica che è quello standard. Chiaramente se lo cambio diventa in bianco e per farmi vedere che è diverso rispetto a quello impostato dallo standard. E qui ho la possibilità di customizzare un po' tutte le impostazioni del mio FG List Menu. E una pera che l'ho messo dopo. Ah, ecco, infatti qua vi faccio vedere la differenza tra il primary icon e il test icon. Uno che prema sul tema light, il test icon che è selezionato quindi è bianco, l'altro che è invece sul grigetto in modo da avere un contrasto più evidente. L'FG List Menu in realtà è un componente che può essere usato o anche no. Perché? Perché tutte le funzionalità dell'FG List Menu sono state integrate anche nel Collection View. Collection View, poi lo vediamo, è il componente, e diciamo l'alter ego della List View, ma molto, molto, molto più potente, molto più, diciamo, configurabile e gestibile. Quindi magari lo vediamo subito. Lo possiamo vedere da qua, perché tanto c'è un list menu. Allora, fondamentalmente un list menu è una list view con la possibilità di aggiungere degli stili. Lo stile blank è uno stile dove sono io che vado ad inserire i componenti e qui posso aggiungere tutti i componenti FGIS che voglio, visuali chiaramente. A differenza, per chi ha usato le ISV di FireMonkey,
che da Delphi X7, se non ricordo male, ha la possibilità di una customizzazione, cioè posso, mettendolo in modalità dynamic, diciamo aggiungere delle etichette, delle label, dei bottoni, eccetera. Quindi, però non è che posso aggiungere diciamo dei componenti o dei controlli che sono diversi da quelli preimpostati, tant'è che io non è che li scelgo dalla palette, ma vado ad aggiungere i componenti custom da una lista, sottolista di componenti nell'Object Inspector. In FGX invece no, funziona che io ci metto un FG button, ci posso mettere un FG label, ci posso mettere quello che voglio. Tutti i componenti funzionano all'interno della list view e vengono renderizzati in relazione a quanti item deve gestire la collection view. Ma questo poi lo vediamo nello specifico, poi su un esempio un po' più pratico. Quindi io posso aggiungere un stile vuoto, bianco, cioè blank, quindi sono io che decido come impostarlo, oppure ho degli stili predefiniti di una, due o tre linee, ma come vedete ho anche il menu. Quindi usare il collection view, siccome il collection view è un po' più potente del list menu, diciamo che il list menu adesso è stato diciamo espanso e fa solo quello. Diciamo che sono abbastanza intercambiabili, poi uno decide un po' di usare l'uno o l'altro in relazione a come è più comodo gestire la cosa. Allora, aspettate. Ok. Andiamo avanti. Ecco qua c'è un esempio che vabbè, non ho fatto vedere prima del menu, quindi posso avere anche cose un po' più particolari. FG Toast è un'altra aggiunta che è stata fatta, che è classico, è un messaggio di notifica multipiattaforma. Chiaramente anche FG Toast lavora sia in Android che in iOS. Il classico è un factory, quindi tramite un factory io posso tranquillamente crearmi il mio toast, dargli un messaggio e una durata, e fondamentalmente serve a visualizzare in fondo un messaggio, un pop-up message tipico delle applicazioni mobile. In questo non andrei a vederlo, però è sicuramente utile. E un'altra aggiunta molto interessante che è stata fatta sono le virtual list. Virtual list picker e number list picker. Poi nel tempo, diciamo, si verranno anche espanse. Allora, la virtual list picker è fondamentalmente una lista che può contenere qualsiasi cosa, tipicamente delle stringhe. Sono le classiche, cos'è una virtual list picker o un number list picker? Sono quelle classiche, quei classici oggetti di selezione a rotazione. Quindi io vedo sempre tre elementi, in centro l'elemento attivo, posso vedere l'elemento precedente e l'elemento successivo. Nati inizialmente in iOS, chi si ricorda, io avevo un vecchio telefono, un iPhone 4, che aveva questo componente a rotazione che era proprio tondo, si vedeva, non so, ma era fatto anche bene, che permette un po' di fare questa attività. Ad esempio sul number list picker ho bisogno di selezionare dei numeri, do min max con degli step e qua non faccio altro che andare la rotazione avanti e indietro, molto banalmente, senza... Allora, c'è un esempio già fatto. Tra l'altro gli esempi sono molto interessanti, gli esempi di FGX, perché coprono più o meno tutte virtual list picker. Allora. Ero convinto che ci fosse un esempio, ma mi sa che me lo sono fumato. Ah, picker, quel qua. Sì, c'è. Vabbè, questo è un, vediamo se va bene, un date, facciamo un open, no, sì, questo me lo fa vedere come pop-up menu, vabbè dai, non perdiamo tempo su questa cosa. Comunque fondamentalmente è un componente che mi permette di fare l'interazione tra una lista di elementi dove ho l'elemento centrale che è quello selezionato, l'elemento precedente e l'elemento successivo, in modo tale che classico da mobile. Ecco, una novità molto importante è le notifiche push. Allora, le notifiche push sono state incapsulate sia su Android che su iOS. Chiaramente
quando parliamo di notifiche push, parliamo di notifiche push specifiche di piattaforma. Quindi cosa significa? Significa che per Android usa Firebase, per Apple invece usa il servizio di Apple delle notifiche. Chiaramente la configurazione delle notifiche push vale esattamente come quanto si fa in FireMonkey, cioè se vado su Firebase devo creare l'applicazione, impostare i vari parametri, farmi dare il file di configurazione, importarlo all'interno di Delphi e poi utilizzare diciamo il componente. Diciamo che rispetto a Delphi, se vogliamo, ho un componente che fa tutto, cioè io metto il componente, configuro l'applicazione e poi non faccio altro che gestire degli eventi, che adesso andiamo velocemente a vedere. Adesso non l'ho configurata l'applicazione anche perché non devi dirle conoscere tutti, però funziona sia su Android che su iOS, però uso due motori diversi, quindi se per un'applicazione Android uso Firebase, per l'applicazione invece in Apple, quindi iOS, uso il servizio di Apple. E chiaramente, essendo incapsulato all'interno di un componente, diciamo che mi aiuta e mi semplifica la gestione delle notifiche. E lavora chiaramente, come dicevo, per Android con Firebase, mentre per iOS usa il servizio di Apple, il servizio di Apple Push Notification Service. La configurazione di base del componente, dopo aver configurato l'app nei relativi servizi di notifica, nel componente significa configurare il service name, che di default vale default, e il default prende in automatico il servizio Firebase o APS in relazione alla piattaforma su cui viene eseguito, e gestire l'evento push notification receive. C'è anche l'evento per ricevere il token, in modo tale da pubblicare il token, diciamo, da su un servizio remoto, in modo tale che poi tramite quel token possa notificarmi la servizio di notifica. Quindi service name è impostato con valore default e può assumere, volendo, i seguenti valori, cioè FCM per Firebase e APS per le Push Notification Service. Default seleziona in automatico uno dei servizi a seconda della piattaforma che sto utilizzando. Quindi service name, e poi ho gli eventi, device token change, un error, vabbè, c'è un errore, push notification receive, quindi ho un evento, semplicemente, quindi classico gestione di un componente Delphi, e se è cambiato lo stato. Se andiamo a vedere a livello di gestione, allora, push notification. Chiaramente l'applicazione è compilabile sia chiaramente in iOS che Android. È incapsulato in un componente default, quindi prende FCM o APS in relazione al target dell'applicazione. Dopodiché, semplicemente ho un evento device token change, nel momento in cui il servizio di notifica mi segnala che il mio token è cambiato, l'eventuale errore, il messaggio che ho trovato, che mi è stato inviato, e se è cambiato lo stato. Quindi vedete, la gestione è semplicissima. Chiaramente, nel caso di Android, anche perché non ho mai usato APS, quindi non saprei neanche come si configura. Nei servizi non faccio altro che importare il file generato dalla piattaforma Firebase, quindi configuro l'applicazione, scarico il file di configurazione, lo importo e a quel punto ho finito, quindi il Google Service, e e attivo chiaramente nel manifest il receive push notification, in modo tale che abilito l'applicazione alla ricezione. Istruisco fondamentalmente il manifest ad agganciarsi al servizio, in questo caso di Firebase. Quindi la configurazione rimane esattamente identica a quanto già facciamo in FireMonkey, mentre la gestione è sicuramente molto semplificata, perché metto un componente, gestisco degli eventi, se l'applicazione è configurata correttamente ho finito e non devo assolutamente se non ricevere le notifiche. Un altro componente che hanno aggiunto, aspettate, guardo se c'è qualche domanda. Allora,
Allora, sul debug ne parliamo dopo, quando vediamo anche il log. In realtà tu adesso vedi che è un po' lento perché sono su un portatile, su macchina virtuale, portatile tra l'altro che sta tirando le cuoia, e quindi sono praticamente a collo. E chiaramente, allora, partiamo da un concetto. FGX usa i compilatori di Embarcadero, non è che ha sviluppato il compilatore. Cioè il compilatore di Embarcadero è quello che utilizza FireMonkey, lo utilizza anche FGX. Quello che FGX ha fatto è, diciamo, una libreria per la parte UI e servizi. Quindi sicuramente compilare in VCL o compilare in mobile non è la stessa cosa, perché il compilatore è una piattaforma differente, cioè è un'architettura differente, di conseguenza ci vuole il suo tempo. Su macchine cavezzate, io a casa ho un i9 di 12ª generazione, ti assicuro che la compilazione è, non dico istantanea perché ci mette sicuramente il suo tempo, ma parliamo di qualche secondo. Qua lo vedi lento perché sono su una macchina veramente a tappo. Quindi... Allora, il servizio in background, in realtà il servizio in background si fa un servizio standard come lo faresti in FireMonkey. Anche perché i servizi sono quelli accessibili, cioè i servizi non sono di FireMonkey. I servizi, quelli di Android, sono dentro la system qualcosa. Tutto quello che in FGX, e poi lo vediamo proprio fisicamente, noi possiamo utilizzare qualsiasi componente, qualsiasi libreria che non sia FMX. Quindi accesso al database, servizi remoti, per esempio io ho applicativi sviluppati con RemObject, con DMVC di Daniele Tetti, di Xdata, con Entity Duck, e ne vediamo un esempio dopo specifico proprio su Entity Duck, un ORM, e lavorano perfettamente. E il location, il GPS, uso il T-Location di quello che mi è esposto a FireMonkey, perché T-Location non è FMX Location, ma è System Location. Quindi tutto quello che non inizia con FMX può essere tranquillamente utilizzato all'interno di FGX. Quindi tutte le librerie che non sono legate alla piattaforma FireMonkey le utilizziamo esattamente allo stesso modo, sia in FireMonkey che in FGX, senza problemi. Questo è un altro componente interessante, che è il Picker Photo Factory, scusate, che è il Photo Picker. Photo Picker mi permette, è il componente, scusate, allora ho sbagliato, colpa mia perché non ho shareato. Adesso dovreste vedere le slide. Allora, il Photo Picker è un componente che serve a catturare delle immagini grazie a te Carlo, a catturare delle immagini, a importare delle immagini in tre modalità, dalla fotocamera, la foto dalla fotocamera, cioè la faccia la importo, una foto dalla libreria o più foto dalla libreria. Quindi semplicemente, allora, pick photo from camera serve per recuperare una foto appunto dalla fotocamera, e pick photo from library recupera una foto dalla libreria, pick photos from library mi permette di recuperare più immagini dalla libreria. Qua c'è un esempio banalissimo che però fa capire anche qua la potenza dell'ambiente. Photo picker. Ah, dovrebbe essere sotto. Andiamo direttamente in esecuzione, poi vediamo due righe di codice. Ho sbagliato. Scusate, ho fatto una cavolata. Ecco, quell'occasione ve lo faccio vedere. Vabbè, facciamo il deploy, poi faccio vedere. Ho fatto più di tutto e ho chiuso anche. Questa è l'applicazione che duplica
che duplica lo schermo del device. No. Wi-Fi, se no. Android. Avanti. Duplica. Avvia adesso. Ok. Scusate, l'ho chiuso per sbaglio. Ecco, questa è l'applicazione del PhotoPicker. Come vedete, io posso fare una foto direttamente. Prendo una foto direttamente dalla fotocamera. Gli do l'ok. E ho importato la foto nella fotocamera. Oppure posso andare a prendere una foto dalla libreria, che non ce ne sarà un momento perché non ne ho. Oppure posso andare a scegliere più foto dalla libreria. La differenza in termini di codice, semplicemente, che cos'è? Allora, codice 12 è esattamente la chiamata al factory, pick photo from library, pick photos, quindi una foto della libreria, più foto della libreria, quindi mi fa load image e questo, e pick photo from camera. L'unica cosa da attivare con questo componente per poter accedere chiaramente alla libreria delle immagini è la gestione del secure file. Quindi nell'entitlement list il secure file sharing deve essere abilitato. Come vedete, l'ho sottolineato prima, lo sottolineo adesso. Cioè FGX cerca di incapsulare in componenti utilizzabili subito senza dover creare chissà che, cioè invece che avere dei componenti base e costruirmi, avere per quelle funzionalità che sono tipiche della gestione mobile, di avere delle logiche che lo fanno direttamente, senza che io debba costruirmi il bottom sheet layout, andando lì a mettere un panel, mettendo un'animazione, quindi dovermi gestire e costruire io il codice, ma prendo un componente, lo metto lì e lo utilizzo, con la filosofia di io mi devo concentrare sul mio codice e non su, diciamo, su come fare un bottom sheet layout. Intanto voglio dire, fondamentalmente è sempre quella. Vediamo adesso uno dei... Oh, scusate, devo riabilitarvi. Veniamo adesso ad una delle cose. Allora, l'applicazione si chiama... Allora, aspetta che te lo dico esattamente perché... Allora, si chiama... A Power Mirror, eccolo qua, scusa. È dell'Ampersoft, l'azienda. A Power Mirror. Poi nelle slide magari metto il link, così ce l'avete tutta. Allora, una delle novità, cioè delle novità, delle cose su cui poi si FGX si è evoluto, è la gestione delle animazioni. Chi ha visto la sessione di 2 anni fa, o comunque poi se la rivede, quando la libreria diciamo, è diventata commerciale all'inizio, che era, tra l'altro lavorava solo con Android, le animazioni erano abbastanza limitate, nel senso che permetteva l'animazione delle forme e poco più. Quindi, come ho detto allora e lo ripeto adesso, l'animazione non è un abbellimento della mia applicazione. Cioè non è che mettere l'animazione fa figo e non metterla non fa figo. L'animazione fa parte della user experience. È un elemento importantissimo della user experience. Perché l'animazione è quella che mi permette di dare delle evidenze, di evidenziare delle cose, diciamo nell'interfaccia verso l'utente che la sta utilizzando. Quindi usare in modo intelligente animazioni è assolutamente doveroso, nel senso che non possiamo considerare l'animazione una cavolata, oppure sì, avanti e indietro è finito. No, è qualcosa di un po' più particolare. Nel video precedente c'è un link dove di un articolo, diciamo,
tecnico dove spiega molto dettagliatamente quanto sono importanti le animazioni e soprattutto come vanno usate le animazioni. Quindi non è che adesso la nostra applicazione deve diventare tutto un cuore avanti e indietro di componenti che navigano nella nostra forma, no, quello no. E quindi l'animazione, come anche il design, deve seguire delle regole, e quelle regole però vanno seguite, perché il mobile è mobile, non è desktop. Allora, l'animazione è una di quelle aree dove FGX in queste ultime versioni sicuramente ha ampliato tantissimo la funzionalità. Tra l'altro l'ha ampliata e l'ha resa, tra l'altro, molto semplice. Allora, come per l'AutoSize, che abbiamo visto all'inizio, che è stata fatta un'implementazione al basso livello, cioè l'AutoSize me lo trovo in tutti i componenti, poi alcuni sono implementati, alcuni no. Anche qui le animazioni sono a livello di FG Control, che è il T-Control, diciamo, della nostra VCL. E il componente FG Control espone un animation manager. Questo cosa significa? Significa che fondamentalmente tutti i componenti nativi, tutti i componenti visuali, scusate, hanno la possibilità di essere animati tramite il proprio animation manager. Ora, l'animation manager, se riesco a farlo avanti, è praticamente il responsabile della creazione, esecuzione e istruzione di un'animazione. Quindi io semplicemente button, punto animation manager, adesso andiamo a vederlo, punto add qualcosa, e vado ad aggiungere ad Zeitz, ad Opacity, eccetera, e vado ad aggiungere un'animazione e posso farla partire. Quindi fondamentalmente, se io voglio... Scusate, ho mangiato la caramella perché parlare con la gola. Aggiungere, cioè, esempio, button.animationManager.add opacity animation, quindi do un'animazione di opacità che vado da 0 a 1, quindi 0 non lo vedo, 1 lo vedo al 100%, e la durata, e poi non faccio altro che fare uno start. E automaticamente quel controllo viene animato. Ma facciamo prima a vedere un esempio al volo. Allora. Allora, facciamo una nuova applicazione velocissima. C'ho il PC che soffia come un matto, quindi si sta. No. Allora, mettiamo FG button. E ho messo FG button così. Allora, supponiamo che vogliamo animare il bottone 2. Allora, facciamo FG button. FG button 2. Allora, animation manager, e questo lo trovate in tutti i componenti, punto add opacity, virgola, mettiamo 2500, punto start, eseguiamo l'applicazione. Quindi, a differenza di FireMonkey, dove c'è un componente che lo metto dentro, che lo metto sopra il componente che voglio animare, oppure uso, diciamo, l'object inspector per settarlo, qui direttamente vado via codice. Tra l'altro, adesso poi lo vediamo, ci sono una nutrita serie di animazioni già preimpostate, quindi l'opacity, la dimensione, l'offset e tutta una serie di altre cose, ma tramite poi un template che vediamo subito, possiamo anche gestire delle cose già preconfezionate, diciamo, in modo tale che diventa facile. Allora, lo vedo, ecco, sì,
Allora, se io premo il bottone 1, vedete che il mio bottone, adesso si vede male perché è un rendering dal device è perfetto, cioè vedete proprio un'animazione fluida e veloce, parte da zero e automaticamente aggiunge la mia, diciamo, esegue la mia animazione. Quindi parte da zero, arriva al 100% e 2 secondi che io gli ho impostato. Però guardate ad esempio questa cosa qui. Ok, supponiamo che vogliamo evidenziare tramite animazione un errore di input nell'edit o perché manca, cioè. Allora fgx.animation templates. Allora, aggiungendo questa unit qua, io posso, dai, facciamolo sempre da qua, che è così, io posso fare che cosa? fgedit 1.shake. Parte. Allora, nel momento in cui lo premo, adesso lo vedete male, ma praticamente vedete che l'edit scorre da sinistra verso destra, come per indicare c'è un errore. Questo lo fate direttamente chiamando shake o fade in. Dopo posso, ho già una serie di fade in, fade in from left, fade in from left. Praticamente aggiungendo la template, ho già anche una serie di animazioni preimpostate che mi permettono di semplicemente chiamarle oppure, chiaramente le posso anche personalizzare, però c'è il portatile che lavora a setti, quindi perfetto. Punto shake, chiaramente posso anche personalizzarlo, shake animation punto default, posso cambiare la durata, posso cambiare quanto ripete, eccetera. Quindi con del semplice codice posso gestire delle animazioni precostituite, e queste animazioni precostituite chiaramente aumenteranno nel tempo, cioè nel tempo la libreria si espanderà, eccole qua, si espanderà in modo da precostituire delle animazioni in modo tale che non devo essere io a configurarmi e a gestirle. Quindi, andando molto velocemente perché vedo che il tempo è tiranno, quindi add opacity aggiungo per il componente. Attenzione, essendo l'Animation Manager implementato a livello di FG Control, tutti i componenti visuali hanno l'Animation Manager, tutti. Quindi qualsiasi componente può essere animato, può gestire un'animazione. Chiaramente lo posso fare al volo, posso dargli un nome. Ad esempio, se un'animazione la uso spesso, non è che la devo creare ogni volta, distruggere, l'aggancio al componente, gli do un nome e poi semplicemente la uso. Questo vuol dire che ne posso creare N, quindi posso creare un'animazione per evidenziare una cosa positiva, un'altra animazione per evidenziare una cosa negativa, sempre all'interno dello stesso controllo. Uno la chiamerò OK, l'altro no, e quindi in base allo stato che determina una relazione X, lancerò l'animazione OK, lancerò l'animazione no. E posso definire che venga rilasciata automaticamente alla fine dell'animazione. Quando noi andiamo ad aggiungere un'animazione, l'animazione è un oggetto che viene creato all'interno, diciamo, del controllo, in questo caso sul button. Quell'animazione viene distrutta quando il bottone viene distrutto. Oppure posso dire aggiungila, eseguila, e quando è finito distruggila, in modo tale che non tengo vivo, diciamo, un'animazione che magari non mi serve più. Ma non è finita, perché le animazioni, come dicevo, giustamente vi accennavo prima,
sono supportate 5 tipologie di animazione. Quindi abbiamo l'opacity per gestire la trasparenza, il bounce, posizione, dimensione, scale, quindi posso cambiare la scala del componente, la rotazione, quindi posso farlo ruotare in senso orario, antiorario, di quanti gradi voglio, e il translate per offrire un offset, che è quello dello shake del componente in relazione alla posizione corrente. Ma la cosa interessante è le animazioni di gruppo, cioè se io voglio creare un gruppo di animazioni, quindi creo, mi configuro delle animazioni che servono nella mia applicazione, e queste voglio che vengano eseguite in gruppo, cioè vengano eseguite consecutivamente, posso correttamente metterle appunto in un gruppo. Semplicemente il gruppo animazione, invece che aggiungere add opacity, add eccetera, aggiungo un add group animation. A quel punto lì aggiungo tutte le animazioni che mi servono e facendo lo start queste animazioni vengono eseguite in modo sequenziale. Posso anche gestire, diciamo, l'ordine in modo tale che, ad esempio, posso cambiare il run order delle mie animazioni, del mio gruppo di animazioni, in base al fatto che la precedente sia finita e quindi venga eseguito subito dopo che sia finita. Magari posso gestire che venga eseguito contemporaneamente, dopo che venga eseguita, eccetera. Questa è un'altra funzionalità fantastica, perché posso costruirmi, ed è un po' la logica del template che vi ho fatto il shape di prima, posso costruirmi le mie librerie di animazioni, agganciarle a qualsiasi controllo che derivi da FG Control, quindi tutti i componenti, praticamente visuali, derivano tutti da FG Control, e far eseguire delle animazioni in relazione alle logiche che io definisco che siano corrette. Il template l'abbiamo visto, quindi lo salterei, perché l'abbiamo visto dal vivo, quindi image shake per fare, se voglio personalizzare i parametri, semplicemente shake, gli passo una durata, perché voglio una durata differente, piuttosto che un repeat count, quante volte deve essere eseguito. Andiamo velocemente, sì, velocemente, vabbè, il pop-up lo vediamo da qua, perché c'è una cosa che voglio farvi vedere, molto interessante. Serve per visualizzare un pop-up, quindi fondamentalmente la possibilità di, come per Delphi, clicco un pulsante, mi compare un pop-up sotto il pulsante con delle opzioni che io posso scegliere. Quindi, e fondamentalmente sì, c'è un esempio dentro, quindi andate a vederlo, perché quello che voglio farvi vedere invece è questo, l'FG logo, che era presente anche nella versione precedente, ma era molto, cioè era completo, assolutamente completo, ma oggi introduce una serie, no, compatibilità con la rebinding, cioè, ne parlo proprio adesso, non esiste la rebinding, non esiste l'aggancio al dataset per scelta in questo momento, non è detto che un domani lo gestisca. Però sfruttando l'FG log vi faccio vedere come, ad esempio, l'ho creata ieri sera al volo, si può fare un'applicazione utilizzando, nel mio caso ho utilizzato un ORM che è Entity Duck, to DevArt, su un database SQLite, quindi interno al device, con FireDuck, e come posso visualizzare, farmi le query, tirarmi fuori gli oggetti e renderizzarli sulla mia list view. Perché nell'FGLog? Perché adesso lo capite. Allora, FGLog è praticamente una classe multipiattaforma, quindi lavora sia in Android che iOS, che permette di effettuare il log applicativo classico. Chiaramente il log applicativo è quella cosa che ci aiuta a debuggare meglio la nostra applicazione, soprattutto, non so a voi, magari capita solo a me, perché molto spesso succede che il buon debugger di su Android e iOS, soprattutto su Android, alcune volte fa un po' i capricci, diciamo, non è che funzioni sempre molto bene, quindi alcune volte fare il debug live non è così facile. In più voglio dire, il log applicativo mi permette magari di gestire delle cose che magari su thread secondari, tutta una serie di cose che mi permette che può essere interessante e sicuramente utile nella finalizzazione, nella tuning della nostra applicazione. Ecco, l'ho anche scritto, diciamo che lo aiuta, è uno strumento che si affanca, ma soprattutto lo aiuta perché alcune volte il debugger fa capricci. Chiaramente i livelli sono i classici, quindi ho trace, debug, info, warning, error, fatal. Ma la cosa più interessante è che su Android, per Android, noi sappiamo che chi sviluppa su Android sa che esistono due possibilità per poter vedere il log applicativo
della nostra applicazione Android, o tramite console Logcat, oppure ci installiamo Android Studio, che fondamentalmente si aggancia Logcat. Allora, chiaro che sarebbe bello avere qualcosa direttamente nell'IDE. Chiaramente FGX ce lo mette a disposizione, che è il viewer. FGX per Android ha un log viewer, che è un tool grafico, che fondamentalmente va a fare le chiamate e poi su renderizza quello che recupera le informazioni della Logcat, e accede al log senza utilizzare Logcat e installare appunto Visual Studio. È un'interfaccia dove, praticamente adesso lo vediamo nella pratica, dove ho una serie di, diciamo, di funzionalità, un filtro dove scelgo l'applicazione, posso fare dei filtri, ho una toolbar principale dove posso avviare, stoppare, cancellare il log, esportarlo, fare un filtro, eccetera. Posso vedere il dettaglio, tanto che l'ho scritto anche qua, quindi ho la finestra di log, vedere il dettaglio, una barra di stato che mi dice che sono connesso, eccetera, e vedere appunto il dettaglio selezionato, quindi seleziono il dettaglio e poi sotto vedo esattamente quello che fa. Però andrei a vedere, guardo le domande. E Paolo, non ce le ho, ma dopo magari mi mandi dei dettagli in chat, grazie. Allora, andiamo a vedere nella pratica cosa significa questa cosa. E lo facciamo con un'applicazione che ho buttato giù, che sicuramente non è bellissima, ma è Serve HP Rec, eccola qua. E per dimostrare che in realtà io posso, dentro FGX, posso usare qualsiasi logica, qualsiasi libreria di accesso al database, gestione remota, come dicevo prima, ho delle applicazioni FGX che lavorano con BMWC di Daniele, con Whirl, cioè con Remoject, con Entity Duck, per chi non lo conosce, è un ORM. A me piace tantissimo perché assomiglia molto all'Entity Framework di .NET, diciamo che la filosofia è più o meno la stessa, e quindi ha l'estensione Link, che io ritengo sia una delle cose più belle che ci siamo, a questo poi è una mia opinione personale. Comunque, al netto di questo, allora, vediamo cosa significa agganciare un ORM, ad esempio, su un'applicazione. Chiaramente un esempio potrebbe essere usare IORM, anzi è una cosa che faremo con Maurizio, anche perché la versione 2 sicuramente espone un sacco di novità che vale la pena assolutamente cominciare a utilizzarlo in modo massivo. E io attualmente uso questo, e lo uso da parecchio, da quando è uscito, quindi da parecchi anni, 2014, e questo si basa su un database SQLite, e così andiamo a vedere anche cosa vuol dire avere un DB SQLite. Supponiamo che il DB sia precostituito, non venga creato. Chiaramente Entity Duck supporta sia il modello DB First che Model First, quindi in questo caso è un DB First, quindi ho il DB dal DB General Classy, ma posso anche usare la logica General Classy e dalle classi General DB. Lavora in entrambe le modalità. Allora, semplicemente qua cosa ho fatto? Ho messo il database dentro l'Asset Manager, lo metto nella cartella privata e gli dico di skipparlo se esiste, per non andare a sovrascriverlo o a lanciare un'eccezione se esiste già. Perché? Perché il DB, per N motivi, ce l'ho preimpostato. Quando andiamo ad aprire il nostro dataset, non faccio altro, a eseguire, diciamo, la query, non faccio altro che sul create della form, create, load, quello che volete, allora, vedete, vado a recuperare il nome del file, dov'è il DB. E guardate come lo faccio. Lo faccio perché l'asset manager, come vi ho fatto vedere prima, genera un file di costante che io non devo toccare, perché lo mantiene allineato nel momento in cui l'asset manager, vado a fare delle modifiche sull'asset manager. E infatti, se io vado a vedere cosa mi ha creato nella const, vedete che ho un tipo TG file, che per lui è un record, dove ho il mio DB, che è solo che è in una sottocartella DB, demo DB. Allora io non faccio altro che andare a leggermi, cercami un asset file che si chiama, come l'hai chiamato, non interessa perché io ci accedo tramite la costante, mi viene restituito un asset che sarà di tipo file asset, perché glielo dico qua, ok? Dopodiché, questo è il nome del file,
apro la connessione impostando FireDuck su quel nome di file, se lo vediamo se si ferma, sto andando a scatto, quindi vabbè, facciamo così. Di fare lo stesso connect, vabbè, poi creo il context perché sono con un RM o entità che lavora con il context. Adesso non stiamo a spiegare cos'è il context. E, prima di vedere due cose sul log e come mi può aiutare su tante cose, vediamo l'applicazione che gira. Quindi vi dimostro che posso usare qualsiasi cosa che non sia FMX all'interno dell'applicazione FGX. E lavora esattamente come lavora in Windows, in FireMonkey, eccetera, senza nessun problema. Vi rubo ancora 10 minuti, giuro, poi di notte. Perché ci vorrebbero... Non è facile fare presentazioni perché... Ci sarebbero un miliardo di cose da dire su questa libreria e su Luigi. Allora, Entity Duck Demo, premo il pulsante Open, vedete che lui mi ha valorizzato, diciamo, la list view con i dati che ha recuperato dal DB SQLite tramite un ORM. Andiamo a vedere un po' nel dettaglio e così vediamo anche come si fa il binding di una list view o di un elemento all'interno di FGX. Allora, noi abbiamo la list view. La list view espone una serie di eventi. Due sono importanti per il binding. Il get item count, che è semplicemente, vi devi dire, la list view deve sapere quanti elementi deve, diciamo, gestire all'interno del suo ciclo di vita. Se è un dataset sarà record count. In questo caso io ho un ORM che mi restituisce una lista, che è questa, eccola qua, un an object nel numerable, facciamo finta sia un iList, concettualmente non cambia, tipizzata sull'entity, solo per capire quello che mi genera il sistema, sono due entity, la depth, che è una mappa di entity. Entity duck può mappare entity da t-object oppure da delle classi precostituite, può usare gli attributi, non usare gli attributi, ha delle potenzialità, diciamo che è molto dinamico, ecco, non lavora in un modo solo. E t-emp, fondamentalmente, se andiamo a vedere come si mappano, ma molto velocemente, c'è un designer, quindi anche questo aiuta. Non mi devo scrivere le entity a mano, ma c'è un designer che si aggancia al database, sul quale io posso allineare il DB dal modello, il modello da DB, insomma, cioè, è bellissimo. Vedete, io ho semplicemente ho mappato le due entità, dopodiché generate code. Qua se faccio delle modifiche, eccetera, lui mi genera il codice. Come dire, è lento anche generare il codice. Mi ha creato tutta una serie di classi che poi se volete si possono andare a vedere. Yes, chiaramente lui si è accorto che sono cambiate, quindi me le ha gestite. E semplicemente mi ha creato la mappatura. Posso mappare viste, sto procedendo, insomma c'è tutta una serie di cose. Comunque ho delle entity. Questa entity, quindi ho una lista, quindi un iList, che viene popolato da che cosa? Da una query, cioè la loadEmpsData. La loadEmpsData non fa altro che, eccolo qua, apre, fa una query link, quindi non scrivo il codice SQL, ma faccio proprio link, come chi è avvezzo di .NET, di Entity Framework, più o meno riconosce la sintassi, quindi ho un context, mi faccio dare il modello, cioè che cosa espone quell'entità, faccio una query, faccio una serie, quindi dammi tutti i record e tutti i campi
e poi non faccio altro che farmi dare, impostare quella, diciamo, quella list sulla get entity di tipo tipizzato su TM della query che io ti passo. Una volta che questa è valorizzata, il count della mia, il count viene valorizzato, quindi ha un valore. A quel punto, nel momento in cui il result di questo evento è un valore maggiore di zero, viene invocato per tutti gli elementi visibili, solo per quelli visibili, quindi è dinamico. Se riesco a farlo andare. Ah, cioè, eccolo qua. Il mio bind item. E come faccio a bindare, fare il binding tra la mia proprietà e il mio elemento? Allora, tutti i componenti FGIS sul quale io voglio abilitare il binding, quando io vado a inserire degli oggetti, hanno un lookup name, che non è il nome dell'oggetto, perché il nome è FG label 1, ma il lookup name è overline, piuttosto che primary, piuttosto che secondary. Quindi, semplicemente non faccio altro. In questo bind item mi arriva una proprietà di tipo item. Quindi, aItem.getControlByLookupName, il tipo, sono tre label, l'overline lo mappi sull'elemento iesimo della lista che io ho prelevato col campo e name. Poi, essendo un ORM, e name e dept, che sono emp e dept, sono due entità differenti. Ok? Dept è una tabella e emp è una tabella. Chiaramente hanno una relazione. Quindi io posso dall'elemento iesimo di emp accedere alla property, alla navigation property dept, che quindi va sulla tabella dept, e tirarmi fuori il name. Io, se guardate qui nella query, ma questo è perché è un ORM, chiaramente non c'entra, non ho mappato niente di, sto tirando fuori solo emp, non ho mappato nulla di, ok? E poi l'altro campo l'ho mappato su, cioè, scusate, ma il portatile è veramente su job. Cos'è che vi voglio far vedere adesso? Proviamo ad agganciare. Allora, rilanciamo l'applicazione e proviamo ad agganciare il debug, il log view, scusate, direttamente di FGX. Quando parte l'applicazione, questa è ancora quella di istanze di prima. Ok, allora, se vado in project, log view, mi apre la console di log view direttamente, quindi ho l'applicazione che sta girando. Allora, prima cosa, io posso, facciamo un refresh, andare a cercarmi, lui mi aveva già chiaramente impostata, l'applicazione, la mia applicazione. Vedete? Questo è il mio progetto. Se io cancello il log e premo open, quindi vengo qui, premo open, mi ha chiaramente non è andato, vediamo perché. Ah, eccolo qua, ho sbagliato l'applicazione. Ripremo open. Cosa vedete? Allora, siccome sto lavorando con un ORM e le query non le sto facendo io, però voglio vedere che query vengono fatte. Sapete tutti, io uso tantissimo Unidata, in questo caso è FireData, ma è uguale. Esiste un controllo, un componente con il quale è possibile, se riesco ad abbassarlo, è possibile fare il trace della mia connessione. Quindi posso, in questo caso ho usato un custom client link, quindi non è file, non è il remoto, eccetera, e nell'evento di auto non faccio altro che fare tfglog.info o log o trace, quello che volete,
del messaggio, che in questo caso sono tutti messaggi, adesso non ho mappato tutto. La cosa interessante è che io posso direttamente debuggare anche la parte, in questo caso RM, vedere le query che fa. Un altro esempio, ad esempio questa query mi fa una select su e non c'è una where, ok? Se io volessi filtrare, mamma mia, pazzesco. Volessi filtrare il mio dataset, quindi un'altra query, ci mettiamo punto where, allora ci prendiamo l'expression, punto and name, punto, dobbiamo fare un like ad esempio contains, %, chiuso la parentesi, magari ci chiudiamo anche l'etichetta meglio. Eseguiamo l'applicazione. E a questo punto ritorniamo ad aprire il nostro log view. Okay. Faccio refresh perché alcune volte rimane mappato sull'istanza vecchia. Questo è lockup. Eccolo qua. E adesso ho la where, quindi posso debuggare e vedere esattamente quello che mi viene, quindi se c'è qualche condizione particolare, strana, che devo capire come funziona, sicuramente avere un sistema dentro, diciamo, nell'IDE che mi permette anche di visualizzare determinate informazioni senza fermare l'applicazione, ma semplicemente utilizzandola, e il fatto che sia filtrato lo dimostro anche dal fatto che mi ha tirato fuori solo due end name, cioè Allen e Adams, cioè i due che iniziano con la A, e automaticamente ho anche una visione di quello, posso vedere i tempi, posso logarmi i tempi, vedere, cioè posso fare sicuramente molte più cose che il singolo debugger. E averlo integrato senza dovermi spostare di applicazione, eccetera, è un plus che secondo me ha, veramente, ha un non ha prezzo, cioè veramente non ha assolutamente prezzo. Andiamo molto velocemente perché come sempre io sono peggio di Maurizio, quindi se Maurizio sfora, io sforo ancora di più. E vi rimetto lo share sulle slide. Il log si può fare anche su iOS, ma in questo caso non è integrato, ma semplicemente vi ho messo qua delle immagini. Si apre la console, questo lo si deve fare da Mac, perché fondamentalmente l'applicazione gira su Mac, e una volta che sono nella console seleziono iPhone e a quel punto posso vedere il mio VR streaming e vedete che posso vedere un po', però lo devo fare da Mac perché chiaramente non è la stessa cosa. Però se debuggo l'applicazione in Android, l'applicazione che usa anche su iOS, al netto di cose particolari, bene o male, funzionano allo stesso modo. Siccome FireMonkey ha la nomea di avere tantissimi componenti open source, chiaramente il componente FireMonkey non è che lo posso prendere e utilizzare all'interno di FGX. Il team, Jaroslav col team di FGX, stanno, in relazione alle richieste che i vari utenti fanno, stanno prendendo delle librerie open source che sono state sviluppate per FireMonkey e fanno il porting su FGX. Una libreria che hanno portato è Zint. Zint, che è quella per la gestione di barcode, sia in termini di produzione di barcode, sia in termini di lettura. Quindi, diciamo,
come la uso su FireMonkey, la uso esattamente uguale. C'è un componente barcode e il reader barcode e usarla nativamente direttamente dentro l'applicazione FGX. E barcode scanner serve per leggere i barcode che sto utilizzando in produzione per la navigata. E velocemente, perché se non arriviamo, Virtual Page Layout è un componente che permette di caricare e scaricare dei controlli. Se ad esempio devo fare un wizard, quindi wizard che segue delle pagine che io devo alimentare, e magari sono 20 pagine, il wizard cos'è che ha? Io non è che posso prendere, quando carico la seconda pagina, distruggere la prima, perché perderei le informazioni che l'utente ha inserito sulla prima pagina. Però non posso neanche creare 20 pagine tutte assieme, perché ci metterebbe del tempo. Allora, il Virtual Page Layout nasce proprio con questo scopo, quello di, se ho necessità di avere un page control che deve alimentarsi in modo dinamico, io li passo praticamente, c'è un esempio dentro, lo vedete, è semplicissimo, e ho una serie di eventi, quindi load page, l'unload page, il get page count. Fondamentalmente ho il pool delle pagine che devo gestire, all'interno delle quali io il sistema in automatico crea o parcheggia, le pagine, in modo tale da avere un sistema che sia fluido e veloce per avere in modo dinamico questa gestione di, ad esempio, un wizard o quello che ritenete o la pagina di n pagine di dettaglio che stanno su una list view, su una collection view. E se il numero di pagine cambia dopo che l'ho impostato, chiaramente lo posso fare semplicemente facendo un reload, e se devo inserire o togliere pagine, devo notificare al componente l'inserimento di una nuova pagina oppure la rimozione di una pagina. Cioè, l'esempio l'ho andato a vedere ed è fantastico. Sono indietro da matti. Lotify. Molti di noi probabilmente hanno iniziato a conoscere Lotify nel mondo dello sviluppo con Skia. Skia è stato uno dei primi in Delphi che supporta nativamente Lotify. Lotify cosa sono? Sono dei file grafici che di default sono animati. Quindi hanno un rendering alla SVG, quindi molto, molto fatti molto bene, ma che all'interno poi hanno anche il concetto dell'animazione. Lotify non è altro che un file JSON che all'interno contiene tutte le istruzioni per creare l'immagine vettoriale con l'animazione. C'è un componente che chiaramente FGX supporta Lotify in modo nativo, e Lotimage è il componente che, questo lo vediamo veramente al volo, non odiatemi, però è interessante vederlo, perché Lotify hanno questa funzionalità, cioè che mi permette di creare delle cose animate molto potentissime a livello visivo e senza praticamente andiamo, vediamo ancora questo esempio, poi andiamo direttamente alla roadmap, perché vi ho già rubato troppo tempo. Spero che non siate scappati tutti, perché in realtà da qua non si vede se ci siete ancora o siete scappati tutti. Per fortuna le novità e le cose che ci sono in questo video sono tantissime, di conseguenza farle vedere tutte in un'ora e mezza è praticamente impossibile. Poi con il portatile che sta tirando gli ultimi, mi sa. Ok, partito. Allora, seleziono il mio file, gli do l'ok, eseguo. Vedete, l'animazione è quella dell'Otti, cioè in questo caso non c'entra più l'animazione di FGX. Lui carica nativamente Lotify. E come posso caricare i miei Lotify? Sempre nel mio Asset Manager. Quindi Asset Manager, ho una sezione che vi ho fatto vedere prima, che è Lotify, quindi Animation, i miei Lotify, li carico, e tra l'altro ne posso vedere anche un'anteprima. Questi vengono distribuiti automaticamente nel deploy.
Se noi andiamo a vedere nel deployment, qui non c'è, ci sono gli asset, quindi cioè, genera lui in automatico gli asset da mandare nel deploy, quindi non mi devo preoccupare io di inserirli, io gestisco tutto tramite l'asset manager. Allora, andiamo avanti, così vediamo di chiudere. E vi lascio un link dove è possibile scaricare una nutrita, cioè una nutrita libreria di Lottify già preimpostata. Alcuni a pagamento, alcuni gratuiti, quindi potete tranquillamente. Sono stati implementati e verranno implementati e espansi tutta una serie di servizi di autenticazione, quindi ID Apple, Apple Pay, Facebook Login, Google Sign e Google Pay, VK Login e tanti altri. Diciamo che alcuni sono ancora all'inizio, quindi piano piano poi cresceranno anche nelle varie implementazioni. Habit Builder è un'applicazione, una prototipazione dell'applicazione che non riusciamo a vedere. Vi lascio il sorgente completo nel materiale. Dove, se andate su questo link, vedete la Habit Builder è un generatore di attività, di consuetudini. Non so, io mi impongo che ogni giorno devo bere 5 litri di acqua al giorno o leggere 2 libri al giorno, imposto qualcuno ha fatto questo prototipo di applicazione con un design, con un layout e Jaroslav il 31 maggio ha presentato il porting di questo design, di questo prototipo dentro FGX e l'applicazione è esattamente come la vedete. Quindi è molto interessante vedere quell'applicazione perché vi fa vedere tutti i trucchi, tutte le modalità con la quale è possibile generare praticamente il 70% delle funzionalità normali che all'interno di un'applicazione mobile abbiamo. Futuro, vediamo la roadmap. La roadmap è FGX è una libreria in costante evoluzione, veramente escono versioni ogni 2-3 settimane e ad oggi sono più di 2 anni che la uso. La versione che esce non è mai buggata, cioè ci sono chiaramente bug fix, a parte che il tempo di intervento e di risoluzione di Jaroslav e del suo team è spaziale, penso che pochi veramente cioè, ci tengono tanto al fatto che tutte le cose vadano come devono andare, se ci sono problemi ci sono interventi sul forum praticamente quasi in tempo reale, comunque nel giro di poche ore. Ma e soprattutto nuove versioni vuol dire nuovi componenti, nuove funzionalità. E l'obiettivo è finalizzare la libreria su iOS, quindi chiudere le ultime cose aperte su iOS. La gestione dei frame, non ve l'ho fatto vedere, oggi non esiste il concetto di T-frame che c'è in Farmonti dentro FGX, anche se possiamo usare le form come dei frame, togliendo il full screen e tutta una serie di cose, ci sono degli esempi dentro. Però Jaroslav vuole concentrarsi e creare un concetto di frame vero e proprio, come conosciamo in Delphi. Gli stili, non vi ho fatto vedere, ma ci sono degli esempi. Ad oggi il FGX supporta i temi. I temi sono colori, fondamentalmente. Non c'è un concetto di stile. Una cosa che vuole inserire nelle prossime versioni è una gestione completa degli stili, come fare Monkey. Poi espandere gli authentication service. Questa è una cosa che avevo chiesto anch'io e che verrà messa per lo swipe sul collection view è quello che io trascino l'elemento da destra verso sinistra e mi si attivano degli action button per attivare delle azioni su quello specifico item. E un'altra libreria che vuole implementare sono i grafici. Poi vi lascio il link della pagina ufficiale del prodotto, documentazione del prodotto, del forum, quindi trovate tutto. Grazie, torniamo adesso sulla chat. Fantastico. Assolutamente sì, Virtual Pager, puoi assolutamente utilizzarlo per fare esattamente quello. Tra l'altro, nella demo che vi metterò dentro di Habitat Builder, c'è proprio esattamente questa logica qua, dove c'è alla partenza dell'app, c'è un parte l'applicazione e parte questa form con questa presentazione e gestione dell'applicazione dove tu puoi navigare la presentazione direttamente dall'app. Quindi assolutamente corretta la tua domanda e anche la gestione. Scusate il ritardo, adesso ne illustrerò tante da Paolo. E giustamente c'è da aprile, questo è importante, da aprile la libreria è uscita sul mercato internazionale, quindi acquistabile. Paolo Wintec è rivenditore ufficiale italiano di FGX. Quindi
in relazione al Delphi Day, Jaroslav e il suo team propongono uno sconto del 15% della libreria. È una libreria che, adesso io non ci guadagno niente, credetemi, ma è per me è la mia libreria sul mondo mobile, perché la sto usando 2 anni, ci ho fatto tante cose, purtroppo, tra virgolette, private, quindi non posso farle vedere, però insomma adesso sto convertendo... sto convertendo delle applicazioni che ho fatto da Monkey in FGX e mi accorgo dell'effettiva, cioè io paragone applicazione FireMonkey che è bellissimo, va benissimo, cioè nulla, e però controparte in FGX e le prestazioni, mi dispiace, sullo stesso device sono nettamente superiori. Questo per quello che dicevamo all'inizio, i componenti sono nativi, di conseguenza il vantaggio a livello di utente, e poi tante cose ce le ho già fatte, cioè non le devo fare io, tante logiche. Il bottom sheet layout, che è una cosa che io mi sono implementato in FireMonkey, ma perché lo devo fare io? Cioè, quello è un controllo, è come la griglia della VCL, non puoi non avere un oggetto griglia, un oggetto bottone, un oggetto edit. Cioè, ci sono degli elementi all'interno del mobile che sono uno standard de facto, quindi non averli è un problema. Allora, cioè, va bene tutto, però la libreria, è vero che con gli stili di FireMonkey puoi fare un sacco di cose, poi, cioè, è sicuramente più facile che farlo, tra virgolette, che farlo con VCL, dove ti devi scrivere il componente, scrivere il codice, eccetera. Però averlo già fatto e funziona, e funziona come tu lo aspetti su un dispositivo mobile, è assolutamente superlativo. Scusate il ritardo, vi offrirò una birra quando ci vediamo, spero presto, e spero vi sia piaciuto. Vi mando tutto la documentazione, slide, esempi, Paolo, e poi ci si vede, spero in presenza il prima possibile. Grazie a tutti della pazienza e soprattutto della partecipazione. Un abbraccio a tutti.